Allora, signori, continuiamo con la rassegna dei bipoli. In realtà, oltre ai bipoli che abbiamo visto finora, generatori e resistori, ve ne dovrò introdurre un paio che in realtà sono una specie di degenerazione dei bipoli che abbiamo visto precedentemente, cioè sono dei casi limite. In particolare introduciamo il cosiddetto bipolo cortocircuito, che ha un simbolo costituito da una, da un segmento che collega i morsetti A e B. Il cortocircuito è un bipolo che ha la seguente caratteristica: la tensione ai suoi capi è sempre nulla, qualunque sia la corrente che vi scorre. E quindi l'equazione V uguale 0 nel piano delle caratteristiche cosa rappresenta? Rappresenta l'asse delle ascisse. Cioè il luogo dei punti in cui la tensione è sempre 0 qualunque sia la corrente. Perché lo possiamo vedere come il caso degenere di bipoli che abbiamo già visto? E perché un cortocircuito si può interpretare, ad esempio, come un resistore la cui resistenza va da 0. Perché se immaginate di prendere un resistore con la convenzione normale che abbiamo adottato lì, la sua caratteristica sarebbe V uguale R per I. Adesso, se la sua resistenza va a 0, diventa V uguale a 0 per ogni I. Quindi potremmo considerare il cortocircuito come un resistore la cui resistenza sia andata a 0, non oppone più resistenza a passaggio di corrente. E questa è un'interpretazione che diamo a cortocircuito, che poi ci sarà anche utile a capire nella realtà che cos'è un cortocircuito. Il cortocircuito è un termine che è tristemente famoso, come sapete, e vedremo nella realtà cosa significa e cosa comporta avere un cortocircuito. C'è un'ulteriore interpretazione come caso limite, caso degenere di un altro componente, di un altro bipolo. Il cortocircuito lo potete anche vedere come l'effetto dello spegnimento di un generatore di tensione. Perché? Un generatore di tensione ha la caratteristica V uguale ad E, dove è un termine noto. Se spegnete il generatore di tensione, E va a zero. E quindi questa retta coincide con l'asse delle ascisse delle correnti. Quindi il cortocircuito si può anche vedere come un generatore di tensione spento. Come vedremo già nelle prossime lezioni, alcune tecniche di risoluzione delle reti ci chiederanno a un certo punto di spegnere dei generatori. Spegnere un generatore di tensione significherà quindi sostituirlo con un cortocircuito, cioè nel punto in cui avevate il bipolo generatore dovrete mettere un cortocircuito. Quindi il cortocircuito, ripeto, lo vedete o come limite di un resistore la cui resistenza va a zero, quindi la sua pendenza diventa nulla, oppure come limite di un generatore di tensione la cui tensione va a zero. Quindi questi sono bipoli che vedremo oggi, saranno utili nell'analisi, ma nei fatti sono già contenuti nei bipoli che vi ho già illustrato.
il fratello di questo bipolo che ha un comportamento duale è il cosiddetto circuito aperto. Un circuito aperto il bipolo circuito aperto ha un simbolo che già graficamente vi fa capire cosa accade, è un collegamento spezzato già nel simbolo, e la sua caratteristica è duale rispetto a quella del generatore di tensione, cioè è un bipolo in cui non è possibile il passaggio di corrente qualunque sia il livello di tensione che state applicando. Quindi l'equazione I uguale a 0 sempre per ogni V. L'equazione I uguale a 0 che è l'asse delle ordinate nel piano delle caratteristiche. Siamo qui. E quindi come possiamo interpretare questo oggetto? Lo possiamo vedere come un resistore la cui resistenza stavolta va all'infinito. Che se la resistenza è infinita, vi ricordate, in un resistore la corrente è uguale tensione diviso resistenza. Se R va all'infinito, R a denominatore, la corrente è sempre zero, qualunque sia il numeratore. Ok? Quindi è un resistore che offre resistenza infinita al passaggio di corrente. Per cui, se vogliamo darne un'interpretazione geometrica, vi ricordo che la caratteristica è una retta passante per l'origine, che R è il coefficiente angolare di questa retta. Cosa accade quando una retta ha un coefficiente angolare infinito che coincide con l'asse delle ordinate? Quindi la pendenza va all'infinito. Quindi stavolta R va all'infinito. Ovviamente se invece di ragionare sulla resistenza ragionate sulla conduttanza, invertite i ruoli. Nel primo caso avevate conduttanza infinita, in questo caso conduttanza nulla. Vi ricordo che G, la conduttanza, è 1 su R. Ok? Ma in realtà anche in questo caso potete dare un'interpretazione legata ai generatori. I uguale a 0, che cos'è? Sarebbe la caratteristica di un generatore ideale di corrente, I uguale a J, quando lo spegniamo. Se J è 0, I uguale a 0. Quindi, vi ricordate, la caratteristica di un generatore di corrente sarebbe, mettiamolo qui, altrimenti graficamente non lo troviamo, sarebbe questa, I uguale a J. Ma se J tende a 0, quindi se lo spegniamo, questa caratteristica tende a quella del circuito aperto. Quindi, quando nei prossimi appuntamenti, nelle prossime esercitazioni, ci sarà chiesto di spegnere un generatore di corrente, ci ricordiamo che il suo spegnimento lascia praticamente aperti i morsetti. Come si dice, come diremo, i morsetti andranno a vuoto, mentre qui i morsetti, si dice, vanno in corto. Tipici esempi di morsetti a vuoto sono quelli che trovate sulle prese a muro. Lì avete due morsetti che in questo momento rappresentano un circuito aperto. Se andate a misurare lì c'è tensione, ma non c'è corrente fin tanto che non infilate la spina di un elettrodomestico e chiudete il circuito. In questo momento la coppia di morsetti della presa a muro è in aperto, o come si dice a vuoto. Non significa che sono nulle tensioni e correnti, ma significa che nulla, solo la corrente. La tensione non necessariamente nulla. Ok? Benissimo, poi su questo ci torneremo. Vi volevo solo fare un piccolo link a quello che vedremo nella parte
L'elettromagnetismo, quando vi ripeto daremo significato fisico a tutte queste grandezze, il primo circuito, il primo bipolo ci ricorda quello che poi vedremo essere il comportamento di un conduttore perfetto, conduttore ideale, il secondo invece di un isolante ideale, dove non sarà mai possibile, se è ideale, far scorrere corrente nonostante ci sia tensione applicata. Ok? Sarebbero i due comportamenti ideali che dovrebbero avere, per esempio, i conduttori, l'anima interna dei cavi elettrici, e gli isolanti, la guaina esterna di protezione. Se fossero ideali entrambi, conduttori e isolanti, dovremmo avere all'interno un corto e all'esterno un aperto. Su questo poi ci torneremo. Bene, questo chiude stavolta veramente la carrellata dei bipoli che utilizzeremo finora, quindi generatori, resistori e questi due degeneri. Questi degeneri ci consentono di introdurre in maniera semplice, come vedremo, le equazioni che ci consentiranno di descrivere due configurazioni elementari che però sono molto utili per semplificare il calcolo e l'interpretazione dei circuiti elettrici, e cioè le cosiddette connessioni serie e paralleli, serie e parallelo di bipoli. Allora, iniziamo dalla definizione. Quando è che due o più bipoli, anzi iniziamo da due, quando è che due bipoli sono in serie? Allora, il concetto di serie, come al solito, è un concetto associato alla topologia. Prendiamo due bipoli 1 e 2 collegati in modo da avere un morsetto in comune. Questi due bipoli si dicono in serie quando hanno un morsetto in comune e se rispetto a questo morsetto le due correnti le orientiamo in verso discorde, queste correnti risultano essere uguali. In altre parole, la prima condizione necessaria è che ci sia un morsetto in comune. La seconda condizione necessaria è che se io vado ad orientare le correnti in modo discorde, cioè una entrante e l'altra uscente, oppure la prima uscente e la seconda entrante, rispetto al morsetto in comune, deve accadere che queste due correnti siano uguali. Quindi, uno, morsetto in comune, due, le correnti orientate in questo modo devono essere uguali. Bene, la seconda condizione è ovvia: se al morsetto in comune afferiscono solo quei due bipoli, perché se sono solo questi due bipoli che arrivano a questo morsetto, e allora quello che ho scritto è la logica conseguenza dell'applicazione della legge di Kirchhoff per le correnti al nodo B. Ok? Quindi non è qualcosa che devo verificare. Se sono due, sono automaticamente rispettate entrambe le condizioni. Potrebbe però capitare questo. Potrebbe capitarvi, lo vedremo negli esercizi, una situazione del genere. Vedete? Questa configurazione rispetta il primo requisito, quindi i bipoli 1 e 2 hanno ancora un morsetto in comune. In generale però non rispetta il secondo, perché anche mettendo l'orientamento coerente con quello che abbiamo indicato lì, non è affatto detto, in generale, anzi, uno non è uguale ai due, perché i 1, i 2 e i 3 devono soddisfare la Kirchhoff a quel nodo. Tuttavia, se per qualche ragione i 3 è nulla, e capiterà
di trovare esercizi in cui apparentemente non c'è una serie, ma se per qualche ragione da questo ramo del circuito non scorre corrente, e allora voi, anche se graficamente non lo sembra, in realtà vi ritrovate I1 e I2 in serie. Scusatemi, bipolo 1 e bipolo 2 in serie. Quindi questa configurazione qui è quella classica in cui evidentemente questa condizione è rispettata, non c'è bisogno di verificarla. Tenete conto che potrebbe anche essere rispettata nel momento in cui avete più di due bipoli, ma per qualche ragione le uniche due correnti sono quelle associate ai 1 e ai 2. Ok? Quindi due bipoli sono in serie quando hanno un morsetto in comune e la corrente che fluisce la stessa, che è una condizione sempre verificata se sono gli unici due collegati al morsetto. Bene, accanto alla definizione di serie bipoli in serie, scusate, un bipolo non può essere in serie a se stesso, ovviamente. Bipoli in parallelo. Quando è che due bipoli sono in parallelo? I bipoli in parallelo, ancora più semplici da individuare, perché due bipoli sono in parallelo se e solo se i loro morsetti sono collegati a coppie. E quindi entrambi i morsetti devono essere collegati. Quindi la condizione è una sola. I morsetti sono collegati a coppia. O se volete ancora meglio, entrambi i morsetti sono collegati. È ancora più semplice da definire. Quindi nel primo caso avevamo un morsetto in comune, stavolta abbiamo entrambi i morsetti che sono in comune. Bene, la conseguenza, qui non c'ho bisogno di imporre null'altro, mi basta questa condizione, vado a guardare topologicamente se è verificata questa condizione, sono in parallelo. Se è verificata questa condizione, per definizione quella coppia di bipoli chiuderà una maglia, che se ricolleghiamo a entrambi i morsetti, per definizione abbiamo realizzato un circuito chiuso, una maglia. E quindi se introduco le tensioni sui due bipoli con un verso che punti per entrambe allo stesso nodo, o tutte e due verso A o tutte e due verso B o allo stesso morsetto, quello che vi piace di più, e applico la legge di Kirchhoff per le tensioni, di cosa mi accorgo? Che quelle due tensioni sono uguali, perché se circolo in verso orario scrivo V1-V2 uguale a 0, oppure in verso antiorario meno V1 più V2 uguale a 0, morale della favola, esiste una sola tensione, cioè le due tensioni sono uguali. Ok? Bene, adesso osservate i due risultati. Nei bipoli in serie le due correnti sono uguali, le tensioni saranno quelle che saranno, perché immaginate che questo sia un resistore R1, questo sia un resistore R2, qui avremo una tensione R1 per I, chiamiamo I la corrente comune, così come chiamiamo V la tensione comune,
Chiaramente, se qui circola la stessa corrente, la tensione dipenderà da chi è 1, chi è 2. Qui si ragiona al contrario. Indipendentemente da chi è 1 o è 2, la tensione deve essere la stessa. Poi la corrente sarà quella che sarà. Quindi in un parallelo voi bloccate la tensione. Tutto ciò che è in parallelo ha la stessa tensione. Tutto ciò che è in serie ha la stessa corrente. Ok? Adesso il concetto di serie e parallelo lo potete estendere a n bipoli, perché se volete mettere in serie n bipoli, cosa farete qui? Vado a collegare altri componenti con la stessa regola. Avendo cura di mettere un morsetto in comune e di far sì che la corrente sia la stessa. Quindi posso collegare n resistori, generatori, bipoli in generale in serie, e lo stesso posso fare qui. Alla stessa coppia di morsetti continuo a collegare altri componenti e realizzo una rete in parallelo. Adesso, dal punto di vista tecnico, queste due configurazioni sono molto interessanti proprio perché c'è questo tipo di proprietà. Quando io voglio imporre la stessa corrente dappertutto, monterò i miei bipoli in serie. Quando voglio imporre la stessa tensione dappertutto, li monterò tra di loro in parallelo. Ok? Adesso, il concetto stesso di caratteristica cosa ci fa capire in generale? Che io non posso imporre contemporaneamente tensione e corrente, l'abbiamo detto quando vi ho spiegato che c'è un legame tra queste grandezze, quindi se ne impongo una non posso imporre l'altra, l'altra sarà conseguenza del circuito e quindi dei componenti che ho scelto. Quindi quando alimentiamo un circuito elettrico, in generale elettronico, la stessa cosa, tipicamente possiamo decidere, come si dice, di alimentare in tensione o in corrente. Cosa significa? Di alimentare bloccando, tenendo fissa la tensione e lasciando che la corrente sia quella che richiede ciascun componente, oppure viceversa. Adesso, a casa nostra, nelle nostre abitazioni, qual è la grandezza nominalmente fissa? È quella che si adatta alla circostanza, cioè agli elettrodomestici che in quel momento abbiamo acceso. Abbiamo un'alimentazione in tensione, cioè teoricamente noi dovremmo avere una tensione di 230 volt fissa a ogni presa di corrente, si dice di corrente, ma è, diciamo, elettrica, ecco, non è più corretto. E chiaramente questo cosa significa? Se voglio garantire che tutti gli elettrodomestici che sono stati progettati per lavorare a 230 volt vedano i 230 volt, li devo collegare tutti in parallelo. Quindi tutti i punti di presa di casa mia sono collegati in parallelo. Immaginate che qui ci sia il punto di presa e questo bipolo rappresenti la lavatrice che ho collegato in quel momento, ma che posso scollegare in qualunque momento. Qual è il vantaggio di utilizzare un sistema alimentato in tensione, quindi con tensioni bloccate, quindi un sistema in cui tutti i cosiddetti utilizzatori, che chiameremo anche carichi, televisore, lavatrice, tutto quello che ci viene in mente, vedano l'alimentazione in parallelo? E beh, immaginate che qui a monte ci sia chi è il generatore a casa nostra, il punto di presa, il punto cosiddetto di consegna dell'Enel o chi per esso. Arriva al punto di consegna, cioè dove c'è il nostro contatore, da quel momento in poi a valle noi abbiamo tipicamente un sistema di carichi passivi, a meno che non abbiate un impianto fotovoltaico a casa che potrebbe generare. Nella stragrande maggioranza delle situazioni l'impianto è fatto di componenti che assorbono. Okay? Quindi immaginate l'Enel a monte o chi per esso come un generatore di tensione ideale, e noi che ci colleghiamo con tutte le nostre apparecchiature e i nostri elettrodomestici.
Il collegamento parallelo ci consente di stabilire, di imporre la tensione a tutti e non solo. Il collegamento parallelo ci consente di far funzionare tutti indipendentemente dal fatto che siano collegati o meno gli altri. In altre parole, vedete, se questo è, ad esempio, immaginate che questo sia la nostra lavatrice collegata ad un punto di presa, okay, con una sua resistenza, gli stiamo imponendo una tensione, la corrente che scorrerà sarà E diviso R. La tensione è nota, la resistenza è nota, la corrente la conoscete. La corrente che circola qui, E diviso R, non dipende dal fatto che ci sia collegato anche il televisore alla lavastoviglie. Qualunque sia la condizione di carico, se siamo in parallelo e tutto è ideale, io sono in grado di dare a quell'elettrodomestico la corrente che mi chiede, E diviso R, indipendentemente dal fatto che gli altri siano accesi o spenti. Ok? Se usassi una connessione serie per fare la stessa cosa, cosa accadrebbe? Accade quello che potete verificare con le lucettine dell'albero di Natale, che tipicamente sono collegate in serie. Se ne rompe una, non funziona più nulla. Perché? Perché se io avessi questa connessione qui, basterebbe scollegare un solo componente per ottenere cosa? Qui otterrei il circuito aperto, quindi la corrente sarebbe zero, ma siccome la corrente è la stessa per tutti, sarebbe zero per tutti, cioè ho aperto il circuito e non ho più modo di raggiungere gli altri componenti. La connessione serie ha il vantaggio di conoscere e di imporre la corrente che vogliamo, ma ha lo svantaggio che tutti i componenti devono essere connessi, altrimenti la corrente non può circolare. La connessione parallelo invece non vi chiede questo. Io posso anche tenere collegato a casa solo questo. Vedete? Lascio aperti tutti gli altri rami, significa che le prese non ho collegato nulla alle prese, tuttavia la corrente ha comunque un circuito in cui chiudersi, che è quello costituito dall'unico elemento che ho collegato alla mia rete. Ok? Bene, poi ci torneremo su questo punto. Voi sapete però che c'è un limite. Non è che posso a piacimento continuare a collegare, perché cosa succede? Se continuo a collegare, accendo stufa, elettrodomestici vari come asciugacapelli, lavatrici, che succede? Succede questo. Ognuno di loro assorbe la corrente che gli serve, ok? Indipendentemente da quello che sta succedendo alle altre prese. Quindi questo signore assorbirà la sua corrente, questa la sua corrente, questa la sua corrente e questa la sua corrente. La corrente totale che sta erogando il generatore sarà, se applicate Kirchhoff a questo nodo, a questo macronodo, sarà la somma di tutte le correnti, di tutti gli assorbimenti, come si dice, dei vari elettrodomestici. Via via che inserisco gli elettrodomestici, la tensione è quella, ma la corrente cresce. Adesso la corrente, insieme alla tensione, ci dice quant'è la potenza erogata. Il problema è che noi abbiamo un vincolo contrattuale che ci dice che possiamo assorbire l'energia elettrica, ma con un limite sulla potenza. Ricordate quant'è? È 3 kW tipicamente, poi qualcuno di voi magari ne avrà 6, ma a casa nostra la nostra fornitura tipicamente ha un limite in potenza, di cui poi vi darò anche le ragioni tecniche, ma comunque abbiamo un limite in potenza. L'Enel o chi per esso ci consente di sforare il 10%, quindi si può arrivare a 3,3, ma se sforiamo questo valore, come si dice?
salta il contatore, in realtà viene disconnessa la fornitura, perché si raggiungono valori di corrente non compatibili con questo limite. Ecco perché a un certo punto ci dobbiamo fermare, non possiamo continuare a mettere componenti in parallelo, cioè quando in un sistema alimentato in tensione collegate tanti carichi in parallelo, come vedremo, la resistenza complessiva equivalente diminuisce, quindi aumenta la corrente che stiamo chiedendo fino ad arrivare al limite oltre il quale non è possibile per limiti contrattuali, che ovviamente nascono anche da motivi tecnici di cui poi parleremo quando parleremo del dimensionamento dei circuiti. Quindi, ricapitolando, poi ci torneremo, abbiamo due tipologie fondamentali di connessione tra due o più bipoli, quella serie e quella parallelo. Tornando alle considerazioni che si possono fare nello sviluppo degli esercizi, quando avremo due bipoli in serie potremo evitare di introdurre due incognite correnti, affibbieremo una sola corrente ad entrambi e contemporaneamente non considereremo quel nodo, il morsetto comune, tra i nodi su cui scrivere l'equazione di Kirchhoff per le correnti. Quindi avete ridotto di uno il numero di incognite e di uno il numero di equazioni. Ok? Questo vuol dire, siccome questo lo potete fare per tutti i nodi in cui afferiscono solo due bipoli, perché lì, come abbiamo detto, è automaticamente verificata la condizione di serie, allora d'ora in avanti per noi il nodo vero di una rete non sarà un punto in cui, con cui concorrono due bipoli, ma almeno tre, perché se ce ne fossero solo due noi introdurremmo un'unica corrente e ci risparmieremmo la scrittura dell'equazione di questo nodo. Ok? Quindi d'ora in poi per noi il nodo ha meno tre elementi, tre bipoli. Analogamente, quando in una rete elettrica mi ritrovo una maglia del genere, cioè una maglia fatta di due soli bipoli, significa che questi bipoli sono in parallelo. Posso introdurre V1 e V2 e posso scrivere l'equazione a questa maglia esattamente come ho fatto qui. Ma molto più intelligentemente posso evitare di introdurre due tensioni, visto che la tensione è unica. Quindi introduco un'unica tensione che va bene per tutte e due e questo mi evita di scrivere l'equazione a questa maglia. Per cui mi limiterò a scrivere equazioni solo se le maglie contengono almeno tre bipoli. Altrimenti è un aggravio inutile, scriviamo un'equazione che nei fatti potremmo non scrivere semplicemente introducendo la stessa variabile per entrambi i bipoli. Okay? Tutto quello che vi dico, poi lo vedremo anche negli esercizi, non è obbligatorio, queste sono considerazioni che, se volete, vi consentono di semplificare in partenza la scrittura di un sistema di equazioni. Ma se uno preferisce continuare a portarsi appresso V1 e V2, non è un errore. Chiaro? L'importante è che poi ci ricordiamo che dobbiamo scrivere l'equazione a questa maglia. Quindi sono suggerimenti, trucchetti, se volete, che ci consentono già in partenza, prima ancora di operare le sostituzioni o quello che volete, di ridurre la complessità di calcolo associata al circuito che stiamo risolvendo.